Questione di sfiga. Questione di sfiga. Tutto quello che devi sapere sulla scaramanzia nella pesca e nella nautica. Ci divertiremo molto. Puoi crederci o non crederci. In questo video parleremo di superstizione, sfighe, credenze e le loro origini. Vedremo anche quello che porta fortuna. E scopriremo che intanto alla fine quello che conta è sempre... Ma che cos'è la scaramanzia? Da che mondo è mondo, l'uomo, in quanto essere pensante, ha sempre cercato di dare una spiegazione logica ad ogni cosa, perché da sempre siamo esseri curiosi e le cose che non conosciamo tendenzialmente ci spaventano. Tutte le cose che solitamente facciamo con un metodo portano ad un risultato ben prevedibile. Vi faccio un esempio: se io metto l'acqua sul fuoco, a 100 gradi bollirà, sempre che non ci troviamo ad alta quota o che dentro l'acqua non ci siano delle sostanze. Ok, ma queste sono variabili che conosciamo. Le cose che invece facciamo con metodo, ma non ci danno un risultato prevedibile e costante, ci fanno impazzire. Vi faccio un esempio: com'è possibile che ieri A più B facesse C e oggi fa Y? Aspetta Stefano, ma ieri non avevi una maglietta di un colore diverso? Non avevi quella maglietta lì? Ecco che entra in gioco la scaramanzia, che non è altro che la scusa che il cervello si dà quando non può dare la colpa di un evento a qualcosa perché non la conosce. Quando una variabile che non conosciamo governa i nostri risultati, diamo la colpa al soprannaturale. Esempio: oggi i pesci non mangiano, mentre ieri si picchiavano per abboccare. Sarà la buona pesca del mio vicino di casa? Certo che questo è molto più semplice che scervellarsi per capire che magari i pesci non sono attivi perché durante la notte è arrivata una corrente fredda opposta a quella di ieri e quindi i pesci si sono fermati, non mangiano. È più facile dare la colpa al vicino. Nel video di oggi analizzeremo alcune di queste scaramanzie, vedremo cosa porta sfortuna in barca secondo le svariate credenze popolari e vedremo che c'è differenza tra cabala, organizzazione meticolosa e organizzazione ossessivo-compulsiva. E scopriremo che una di queste ci aiuterà molto nella pesca. E ovviamente alla fine del video vi darò le mie conclusioni su come interpreto la sorte, la fortuna e la cabala nella pesca. Una visione un po' particolare. Visto che nel video si parla di scaramanzia, facciamo un esperimento. Scrivi qui sotto nei commenti qual è la tua scaramanzia prima di andare a pescare. Le più belle verranno inserite in un video che uscirà tra un po'. La cosa principale che non si dice mai a un pescatore è buona pesca, lo dico proprio con il cuore, sapete che il mio porta fortuna quando lo dico, almeno così sostengono certi amici che mi chiamano proprio per farsi dare buona pesca, però il buona pesca ovviamente non è una cosa da dire. C'è una piccola però precisazione da fare, se viene detto, quindi se questo buona pesca viene detto da qualcuno che non sa che questa cosa porti male, in realtà si dice per tradizione che questa cosa non porti male, anzi sia di buon auspicio per la pesca. Qualcuno molto scaramantico con un buona pesca non si alza neanche dal letto. Ok? Mi sembra un po' tanto esagerato, però buona pesca è molto potente, eh? Iettatori. Ma vogliamo parlare delle persone che magari ci fanno fare 3-4 km in più quando andiamo a pescare perché non le vogliamo incontrare? Vogliamo parlare di menagrami? Iettatori. Chi di voi non ha una persona che non vuole assolutamente incontrare prima di andare a pescare? Sono convinto e posso scommettere quello che volete che sicuramente qualcuno che non volete incontrare prima di andare a pescare c'è. Qualcuno che quando lo vedete la mano magicamente vola verso il basso, ovviamente qua l'inquadratura taglia, ma potete immaginare benissimo che cosa ho fatto. Quindi quelle persone che proprio i famosi uccelli del malaugurio, i menagrami, ecco, quelli sono una grossa consuetudine nella scaramanzia in pesca. Però a questo punto, ragazzi, se avete qualcuno che vi porta veramente, veramente male quando lo incontrate prima di andare a pescare, scrivetemelo qua sotto nei commenti, ci facciamo una risata insieme, magari verrete anche inseriti in un prossimo video. Iettatori. E vogliamo parlare di chi quando incomincia a prendere dei pesci vestito in una certa maniera, non si cambia più e soprattutto non si lava più i vestiti perché ha paura di lavare via la fortuna. Ecco, ragazzi, vi dico una cosa:
fatelo soprattutto per i vostri compagni di barca. Lavatevi, lavatevi, lavatevi. La fortuna non si lava via dagli indumenti, non vi preoccupate. Anzi, a proposito di questo, se vi interessa l'abbigliamento che ogni tanto mi vedete indossare nei video, sappiate che porta molta fortuna, ovviamente, e si trova sul sito www.andateapescare.it. Ci sono delle cose carine, costano poco, sono molto eleganti e soprattutto molto tecniche per il mare. Dateci un occhio. Beh, chi di voi non canticchia una canzoncina per esorcizzare la sfiga? Mettiamo, diciamolo pure, quando i pesci non mangiano, avete sicuramente quel motivetto che vi viene in mente, magari in automatico, che fa partire i pesci. Vedete, questa è una scaramanzia simpatica. Un'altra cabala incredibile che in tanti fanno, scoperto chiacchierando un po' con voi, è non preparare mai il guadino, quindi il retino, prima che il pesce sia in canna, o comunque tirare fuori il guadino proprio all'ultimo. Si dice che porti particolarmente male vendere la pelle dell'orso prima di averlo abbattuto, quindi sicuramente non sarà proprio l'ideale montare il retino e far sì che sia pronto per prendere un pesce. Io a questo punto mi sento di dire una cosa, però qui la cabala, quindi la sorte, sta un po' andando contro ai principi di organizzazione che io, diciamo, vi racconto sempre, perché per essere performanti, per pescare bene in barca, bisogna essere organizzati. Quindi preparare il guadino per recuperare i pesci che dovete issare a bordo, secondo me va fatto prima, perché potrebbe essere altrettanto sfortunato perdere il pesce perché la rete non è montata. Quindi qua valutate un pochino. Io personalmente preferirei che il retino fosse già montato in barca. E vogliamo parlare di chi accarezza, coccola o bacia le canne per farle partire? Quanti di voi, ditemi la verità, baciano le canne per farle partire? Anche questa è scaramanzia. Ma quanto bevete a volte per aspettare che venga il momento in barca di fare la pipì? Perché siete convinti che quando fate la pipì partano i pesci? Perché siete impossibilitati ad arrivare subito alla canna? Dite la verità, quanti bevono per fare la pipì per poter far partire i pesci? Dai, ditemelo, scrivetemelo qua sotto, perché lo so che è così. Lo so. Vediamo adesso le superstizioni che assolutamente non si devono fare in barca. Secondo le tradizioni marinaresche di un tempo, non si fischia. Perché? Perché fischiare è come sfidare il vento. Quindi il marinaio che fischia prende di petto Eolo, il dio del vento, e gli fischia contro. Non è una cosa molto buona, anche perché noi possiamo fischiare, ma se lui soffia, sicuramente soffia più di noi. Quindi ecco spiegato il motivo per cui non si fischia in barca. Rimanete incollati perché ce ne sono tantissimi, molto interessanti. Veniamo adesso ad un'abitudine che è prettamente dei nostri cugini d'Oltralpe. Non si parla di coniglio a bordo. Io ora in questo momento sono sul mio gommone, sto rischiando tantissimo, no? Scherzi a parte, non si parla della penne, quindi del coniglio a bordo, probabilmente perché i primi conigli che sono stati portati a bordo su delle imbarcazioni sono fuggiti dalle gabbie e il coniglio, non so se lo sapete, è un roditore e deve rosicchiare. La barca è di legno, le vecchie barche erano di legno, quindi conigli a bordo, forse anche no. E vogliamo anche analizzare il fatto che di venerdì non si parte per fare grossi viaggi e grandi traversate? Io, se volete, vi spiego perché, sono sicurissimo di questo. Non si parte di venerdì semplicemente perché il giovedì era il giorno della paga dei marinai, quindi delle persone imbarcate a bordo. E il giovedì notte i marinai, dopo aver preso la paga, si bevevano almeno metà della paga nelle varie osterie e bettole in giro per il porto. Quindi non è sano e salutare partire il venerdì mattina presto con tutti i marinai ubriachi. Questa è semplicemente la spiegazione, a mio avviso. Non si indossa il colore verde a bordo. Si sostiene che derivi dal fatto che tutte le cose verdi in barca o sono ossido di metalli oppure è muffa, e su una barca la muffa e l'ossido non sono una buona cosa. Quindi il fatto di non indossare il verde credo che sia proprio dovuto a questo tipo di credenza che possa essere quindi o ossido o muffa, quindi portare male. Attenzione, attenzione, pare che porti molto 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 male cambiare il nome alle barche. Ce la possiamo spiegare in due modi questa. Quella un po', diciamo, poetica è il fatto che gli dei del mare, quando voi avete una barca, la conoscono e sanno di chi è e conoscono il nome della barca. Cambiarlo potrebbe essere visto come un affronto alle divinità del mare e quindi non essere di buon auspicio. Altra spiegazione che a me piace molto di più, che mi sono dato, che probabilmente è anche la più romantica: una parte della nave, quindi dell'imbarcazione,
che poteva essere o una doga o una polena, e poi di polene parleremo dopo, venivano battezzate, a volte anche in chiesa, pensate, con il nome della barca. Quindi cambiare il nome alla barca farebbe scattare la gelosia dell'altra donna che è a bordo, che è la polena, e voi ben mi insegnate che non è il caso di andare a fare ingelosire delle donne. Quindi probabilmente questa è la spiegazione migliore per cui non si cambia il nome alle imbarcazioni. Però non vi preoccupate, se avete comprato una bella barca, però ha un nome assurdo, orrendo, potete cambiarla. Ci sono dei sistemi riconosciuti anche dalla Marina inglese, che credo che sia la più scaramantica di tutte, per poter cambiare la barca. Ne parleremo semmai in un altro video. Se volete sapere come si fa, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Non si possono portare le banane a bordo. In alcuni pontili a Miami addirittura ci sono i cartelli con scritto: non sono ammesse le banane a bordo. Alcuni comandanti di charter americani addirittura non gradiscono avere a bordo neanche il banana bread, quindi il pane fatto con le banane. Ma vediamo subito di capire perché le banane a bordo, perché ci sono due possibili spiegazioni. Un tempo le bananiere erano le navi che trasportavano le banane, e solitamente dal Centro Africa all'America, dall'America all'Europa, quindi insomma facevano tratte molto lunghe. Ora, essere imbarcati come equipaggio su una bananiera era veramente una sfiga incredibile, perché le bananiere dovevano fare almeno 40 giorni di isolamento, la famosa quarantena, e ultimamente noi abbiamo scoperto a nostre spese cosa vuol dire fare una quarantena lunga, quindi non devo spiegarvi nulla. E quindi già per questo, secondo me, le banane erano inquadrate come cose non molto piacevoli da avere in barca. Però c'è da dire anche un'altra cosa, anzi altre due cose importanti sulle banane. Uno, quando le banane vanno in decomposizione, soprattutto in viaggi lunghi, producono una quantità esagerata di metano che può esplodere. Quindi le banane magari nei caschi sotto ad altre banane non viste potrebbero fermentare, creare dei problemi. Magari uno poi sul ponte di una nave di legno accende una sigaretta ed ecco lì che la nave con le banane porta sfortuna. Ma non è la sfortuna delle banane, ma bensì la sfortuna di una persona che non sa che certe cose possono accadere. Anche perché se no tutte le gasiere, le petroliere, portare petrolio e gas in mare porterebbe male. Quindi anche quella è una causa che ci sta, però non è sicuramente la causa principale. A mio avviso la causa principale è dovuta a un insettino molto molto fastidioso che le banane portano spesso con sé, soprattutto quando vengono trasportate in grossa quantità: il ragno delle banane. Questo bellissimo animaletto, che per carità ha un morso letale nel 3% dei casi, quindi non è che sia proprio il ragno più velenoso del mondo, a mio avviso è proprio il motivo per cui porta male portare le banane a bordo. Ragazzi, ci sono delle persone che, se avete delle banane a bordo, non vi fanno salire. Perché no alle scarpe a bordo in barca? Beh, questa è una delle prime scaramanzie che ho imparato. Io personalmente a bordo consiglio a tutti i miei clienti che vengono a far charter con me di mantenere le scarpe, perché in una barca da pesca per terra ci potrebbe essere qualcosa che punge i piedi, quindi ami o diavolerie varie, e quindi è pericoloso. Quindi sulla mia imbarcazione questa cosa assolutamente non si fa, le scarpe si tengono. Però questo deriva dal fatto che l'unica persona che può essere vestita a festa su un'imbarcazione, quindi avere anche le scarpe, è il morto, ragazzi, perché si vestivano bene soltanto i morti a bordo per trasportarli. Quindi potete capire benissimo da soli che non sia un presagio di buona fortuna il fatto di indossare le scarpe a bordo. Ecco, vi ho spiegato questa cosa che forse non sapevate. Per questo ci vorrebbe un lago qua sotto, eh? Ma veniamo a una cosa che per me è veramente assurda. Ma le donne in barca portano male o non portano male? Beh, vi spiego per quale motivo in antichità le donne non venivano portate in barca. Allora, innanzitutto perché l'unica donna che poteva essere, anzi doveva essere presente a bordo, era la polena. Una polena è una donna di legno, solitamente, che veniva rappresentata con i seni al vento. Quindi spesso era una, lo possiamo dire, era una donna nuda. Perché una donna nuda era messa davanti alla prua della barca, proprio esposta alle intemperie, verso il vento? Beh, semplicemente perché era credenza che le donne nude imbarazzassero il dio dei venti e delle tempeste, e quindi scappasse di fronte alle nudità di una donna.
per non creare gelosie alla polena, ma soprattutto c'è un motivo molto importante, ragazzi. Immaginatevi queste traversate in barca con 50 marinai, immaginate che ci fossero due donne sopra. Beh, si sarebbero picchiati tutto il tempo per conquistarle, quindi sicuramente non avrebbe giovato alla conduzione della nave. È il motivo per cui probabilmente le donne a bordo non sono considerate di buon auspicio. Io personalmente la vedo proprio all'opposto, quindi se io potessi porterei a bordo solo donne, non so perché, ma è una cosa che mi sento proprio da dentro. Oltre alle cose che non vanno fatte, ci sono delle cose che si possono fare per chiamare un po' la fortuna? Beh, alcune le abbiamo dette prima, però ve ne dico altre. Dare da mangiare ai gabbiani, per esempio, potrebbero essere le berte, i gabbiani. Dargli da mangiare e tenerseli vicino alla barca porta bene, quindi è riconosciuto come una cosa che porti bene. E un'altra cosa che potete fare, dicono che porti molta, molta fortuna, è quella di bagnare nell'acqua di mare i recipienti che conterranno i pesci, i vostri igloo o comunque le celle che andranno a contenere il pesce. Questo dicono che porti molta fortuna. Questo ci vuol poco a farlo. Io fossi in voi proverei. Ora vi esprimo il mio modesto parere personale. Edoardo De Filippo diceva: essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Sicuramente avere delle routine sane prima di andare a pescare è una buona abitudine, ma sta al nostro buon senso non farle diventare una malattia. Sono dell'idea che una giornata di pesca debba anche essere un'esperienza divertente e gratificante, quindi se alcuni vostri rituali scaramantici vi mettono in condizione di essere più allegri e sereni in pesca, perché no? L'importante è che non diventino, ribadisco, un'ossessione. Bene, io spero con questo video di aver fatto una panoramica molto interessante su tutte le scaramanzie che riguardano la nostra meravigliosa passione e la pesca. Se il video vi è piaciuto, ovviamente un like qua sotto è importantissimo, una condivisione ancora di più, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche sui miei nuovi video. Metti che ti perdi un video come questo, come fai poi a controllare la sfiga in barca? Non puoi, mentre con questo hai degli strumenti scientifici per affrontarla. Scherzi a parte, per quanto riguarda la scaramanzia e la sfortuna, noi abbiamo veramente ancora tanto tanto da studiare, mentre voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!